Verso 36. Sebbene siano i nostri aggressori, se uccidiamo i nostri amici e i figli di Dhritarashtra, saremo preda del peccato. Un tale crimine sarebbe indegno di noi. E che profitto ne trarremmo? O Krishna, sposo della dea della fortuna, come potremo mai essere felici dopo aver ucciso quelli della nostra stirpe? Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esistono, secondo i Veda, sei categorie di aggressori: chi avvelena un altro, chi incendia la proprietà altrui, chi occupa la terra di altri, chi spoglia un altro dei suoi beni, chi assale un altro con armi micidiali, chi rapisce la moglie di un altro. Uccidere tali aggressori non è un peccato, ma un dovere che non ammette esitazioni. Se per una persona comune è normale seguire questa regola, Arjuna, uomo straordinario, virtuoso di natura, vuole obbedire solo alle sue sagge inclinazioni e agire piamente verso i suoi nemici. Questo genere di santità non si addice però a uno kshatriya. Un capo di Stato ha il dovere di essere virtuoso, ma non debole. L'avatara Ramachandra, per esempio, era così puro che tutti desideravano vivere nel suo regno, il Rama Raja. Tuttavia non mostrò mai segno di codardia. Quando Ravana l'aggredì, rapendo sua moglie Sita, Ramachandra gli diede una lezione senza uguali nella storia del mondo. Nel caso di Arjuna bisogna naturalmente considerare il carattere particolare dei suoi aggressori, suo nonno, il suo precettore, i suoi amici, i suoi figli e i suoi nipoti. Quindi Arjuna pensa di non dover prendere contro di loro le severe misure prescritte normalmente per gli aggressori. Inoltre le scritture ingiungono agli uomini santi di accordare sempre il perdono in qualsiasi circostanza. Gli sembra dunque più importante mantenere questa virtù piuttosto che uccidere la sua famiglia e i suoi compatrioti obbedendo a dei doveri sociali. Quale profitto trarrebbe dalla loro morte? Dopotutto i piaceri del regno sono solo materiali e quindi effimeri. Dovrebbe rischiare la vita e la salvezza eterna per un così magro profitto? Arjuna si rivolge qui a Krishna chiamandolo Madhava, lo sposo della dea della fortuna, per fargli notare che lui non avrebbe dovuto impegnarlo in un combattimento che sarà la causa della sua sfortuna. Ma Krishna non è mai causa di sfortuna per nessuno, tantomeno per coloro che si sono interamente dedicati a lui.